Approntate le misure di protezione di obiettivi sensibili che sono numerosi nella provincia e definiti gli ultimi servizi di ordine pubblico in occasione delle varie manifestazioni di dissenso, tutto è pronto dunque per il G8 di Castelbrando. Dopo l'ultimo incontro tecnico delle forze dell'ordine della Marca, ministri e delegati potranno dormire sonni tranquilli. Una macchina organizzativa complessa, quella partita in occasione del summit agricolo che si terrà nel weekend a Cison di Valmarino, perché, come ha ricordato Zaia, non dobbiamo assolutamente fare figuracce coi grandi del mondo. Si chiede un po' di pazienza, insomma, alla popolazione, ma nessun cambiamento radicale nelle abitudini quotidiane, nessuna misura restrittiva, la gente potrà circolare liberamente, non ci saranno zone rosse né limitazioni al traffico. A Cison di Valmarino i residenti potranno muoversi senza problemi e previo controlli sarà autorizzato il passaggio anche a chi non vi abita. Le misure sono quelle a tutela e a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, non sono assolutamente misure restrittive perché la gente può tranquillamente girare e attendere alle proprie ordinarie attività. Occhio puntato invece sulle 5 iniziative che si svolgeranno in concomitanza col G8, che spazieranno da un incontro di persone che si riconoscono nell'area anarchica a Vittorio Veneto ad una manifestazione annunciata di Forza Nuova a Treviso, ad una serie di appuntamenti a Montebelluna anche a teatrali. Mobilitato anche il mondo agricolo a Quinto e Pieve di Soligo, ma il questore si dice tranquillo, nessuna preoccupazione, tutto è stato organizzato nel dettaglio per non avere brutte sorprese. Noi abbiamo ovviamente impiegato prevalentemente reparti territoriali, quindi vuol dire tutto l'apparato della questura, dell'arma, della parte della Guardia di Finanza e della Polizia Forestale. Abbiamo anche un aiuto da parte di contingenti di rinforzo che sono gruppi deputati alla gestione dei servizi di ordine pubblico.